Per acquistare crediti, EasyVolt è la soluzione, veloci, sicuri e rimborso gratuito. Link in descrizione col mio codice coupon. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e vi porto il primo squad builder di FIFA 16. Come vi avevo anticipato nello scorso video, nel pack opening, comunque vi riporto la Lega Russa, visto che l'anno scorso è stata la prima squadra che vi avevo portato, comunque aveva ricevuto un bel po' di visualizzazioni. Quest'anno voglio riproporvi una Lega Russa che ho pagato, ragazzi, 8.000 crediti ed è veramente fortissima. Almeno io mi sono trovato benissimo. Ho fatto solo due partite per due motivi. Uno, perché ho fatto un sacco di gol in due partite e quindi mi bastava già avere un'opinione su questa squadra. Due, non avevo molto tempo per registrare. Comunque ho usato come modulo il 4-1-2-1-2, ripeto, l'ho pagata 8.000 crediti, quindi uno scherzo. L'ho pagata mentre c'era il Team of the Week, quindi i giocatori potrebbero essere costati un po' meno rispetto a quanto costano normalmente, però fate che costa 10.000, comunque la differenza non è grandissima, è comunque una squadra molto molto economica e molto molto forte. Andiamo subito con il portiere, che è ovviamente Akinfeyev, che è davvero un... Tra l'altro è difficile mettere i giocatori, cioè nel senso rimane quella schermata, ci metto un po' di più. Akinfeyev è davvero un ottimo portiere, ho preso tipo due gol forse, non mi ricordo, in due partite. Un gol lo si prende sempre perché ovviamente devo un po' capire come si gioca in questo FIFA 16, chiaramente. Comunque mi è parso un ottimo portiere, mi ha fatto delle grandi parate, soprattutto grazie ai suoi riflessi. Poi andiamo con il terzino destro, che è Yambaev del Lokomotiv, che mi è piaciuto molto perché spinge, è forte in difesa. Non ha un grandissimo passaggio, 68, però mi ha fatto un assist, quindi tanta roba Yambaev, ottimo giocatore. Ovviamente ci sono altri terzini su questa fascia, però Yambaev, secondo me, per rapporto qualità-prezzo, potrebbe essere il migliore. Poi, difensore centrale di destra, ho utilizzato Ubochan, che il nostro pardo chiama Ubokan. Forte, l'anno scorso era silver se non sbaglio, comunque era un ottimo silver. Quest'anno è stato upgradato a oro, mi è piaciuto, una discreta velocità, ma soprattutto molto forte in difesa e buono in fisico. Comunque alto 1,83 non è altissimo, però per 400 crediti un difensore così me lo prendo al volo. Mentre dalla parte opposta a sinistra troviamo il mitico Bocchetti, ex Milan dello Spartak Mosca, che ho pagato un po' di più rispetto a Bubochan, perché è un po' più veloce ed è anche raro ovviamente, costa meno di 1.000 crediti, però mi è parso un ottimo giocatore, alto con un work rate giusto, mancino, quindi l'ho messo a sinistra, chiaramente devo dire che fa il suo sporco lavoro. Mentre come terzino di sinistra ho utilizzato Denisov, questo tizio che gioca anche lui nel Lokomotiv, non so di che nazionalità sia, vediamo se, oddio, vediamo se qui lo dice, no, qui non, no, forse sì, Uzbekistan. Mi è piaciuto molto perché è veloce, è forte in difesa, ha un ottimo fisico anche se non è altissimo, non ha un gran passaggio anche lui, però work rate alto alto, quindi attacca e difende, fa anche tante sovrapposizioni. Poi andiamo a centrocampo, troviamo l'unico CDC della squadra che è Denisov 80, veramente mi è piaciuto tantissimo. Anche se ogni tanto sbaglia dei passaggi clamorosi per far ripartire l'azione, ma questo è un po' il problema di questo gioco adesso che è iniziato, perché è un po' difficile fare i passaggi, cioè nel senso molti passaggi riescono molto mo molto male e quindi è un po' il problema di tutti i giocatori, anche se c'hai 75 o più di passaggio. Comunque mi è piaciuto perché fa un ottimo schermo davanti alla difesa e poi è anche ottimo per le ripartenze perché non è lento, anzi è abbastanza veloce e ha un discreto passaggio. Poi andiamo sugli esterni, ho usato degli esterni veloci, cioè Tosic, perché è forte, anche se non mi ha fatto né gol né assist, però è forte, anche se la velocità sembra non conti veramente nulla, o meglio, per quanto ho giocato solo due partite, non mi sembrava che la velocità fosse così importante. Quando partivo in velocità magari con gli esterni era facile che i terzini mi recuperavano con grandissima facilità mettendo il fisico, anche se erano più lenti di Tosic o degli altri giocatori. E quindi vabbè, poi bisognerà provare un po' meglio il gioco per capirne di più. Comunque Tosic mi è piaciuto, veloce, ha un ottimo tiro, un dribbling veramente eccellente e un ottimo passaggio. Poi, esterno di sinistra, un giocatore che ho trovato in un pack, cioè Joao Zinho, lo avete visto nello scorso pack opening, che è forte, un gol in due partite per un esterno. Gli esterni sono sempre un po' poco sfruttati, diciamo, in questi moduli. Va molto bene, veloce, ottimo dribbling, 4 stelle abilità, 4 stelle piede debole, ottimo tiro, mi ha fatto un bel gol col sinistro, un ottimo passaggio, quindi non c'è niente da dire, questo è un ottimo ottimo giocatore.
Andiamo con la parte più offensiva della squadra. Il centrocampista offensivo è Danny, che mi è piaciuto tantissimo perché mi ha fatto 2 gol in 2 partite, quindi è veramente forte, veloce, dribbling veramente disarmante, ha un ottimo tiro, comunque una buona precisione soprattutto nel tiro, un ottimo passaggio anche se non mi ha fatto assist, comunque veramente buono, una buona agilità, comunque un controllo palla che gli permette di non perdere quasi mai il pallone sulla tre quarti, cosa veramente fondamentale secondo me in questo gioco. Costa pochissimo, 900 crediti l'ho pagato e rende davvero tanto. Le alternative, ecco, per questo ruolo potrebbero essere Remenko, anche se mi sembra che costi un po' di più, però come tiro forse è migliore, oppure c'è per gli skiller magari Bussofà. Mentre con i due giocatori, i due attaccanti, veramente c'è da aprire un capitolo nella storia perché sono veramente fortissimi. Il primo, non lo trovo più, eccolo qui, Kokorin, davvero meraviglioso come giocatore, 2 partite, 2 gol e un assist per un giocatore pagato 350 crediti, ma guardate che statistiche ha, sono spettacolari, 85 di velocità è già di per sé un'ottima statistica, ha un buon dribbling, un ottimo tiro per essere un giocatore non raro valutato 78 e anche un ottimo passaggio per essere un attaccante, veramente una cosa formidabile. E quindi devo dire che mi sono piaciuti tantissimo, è anche abbastanza alto come giocatore, cioè, o meglio, non è basso, quindi ci sta, veramente forte, mentre il suo compagno di reparto è un giocatore ancora più forte, cioè Ari. L'ho sempre snobbato questo giocatore, quest'anno lo volevo provare perché mi è piaciuto dalle statistiche, è un giocatore veramente strepitoso, con una discreta velocità 80, comunque, anche se non serve tantissimo, a quanto pare la velocità ci sta, nel senso si sente che è abbastanza veloce, non perde il pallone, anche perché ha un buon controllo palla, un ottimo dribbling, 4 stelle piede debole, ottimo, ottimo tiro, praticamente infallibile in area, ottimo passaggio, quindi la cosa fondamentale è che questi due attaccanti con questo ottimo passaggio riescono a fraseggiare benissimo in attacco e non perdere mai il pallone e farsi veramente dei passaggi filtranti veramente spettacolari, quindi è davvero la forza in più di questa squadra. Inoltre costa 650 crediti, quindi niente, il minimo per un giocatore oro raro, e in 2 partite mi ha fatto 3 gol e 3 assist, questo significa che fa più di un gol e più di un assist a partita, ragazzi, veramente clamoroso. Ragazzi, io vi consiglio di provare questa squadra perché non costa niente, c'è 8.000 crediti, più o meno un po' tutti penso che ce li avranno. Fatevi questa squadra perché per iniziare penso sia una delle migliori rispetto ovviamente, cioè in base alla qualità, prezzo chiaramente, una squadra che non costa niente si può dire, sono tutti quasi di scar price, ma è veramente fortissima in game. Come sempre raga, vi invito a lasciare un bel pollice in su se questa squadra vi è piaciuta, spero di sì, fatemi sapere nei commenti soprattutto che squadra vorreste vedere nel prossimo episodio. Io pensavo di portarvi come l'anno scorso tutti i vari campionati, per esempio Serie A, Bundesliga, Barclays Premier League, sia oro che poi anche argento più avanti ovviamente. Fatemi sapere quale squadra volete vedere nel prossimo episodio, ovviamente Chip. Iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!